Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Gesù lascia i paesi e i villaggi nei quali ha operato i prodigi della misericordia del Padre. Ha portato con sé la parola, ha raccontato la sua presenza, la presenza di Dio in mezzo agli uomini. Ora è in cammino verso Gerusalemme, Jerusalem, la città della pace, e porta con sé ancora la presenza di Dio. Egli è il Dio in mezzo al suo popolo, egli è la dimora, è la tenda, è la potenza del Padre, è la grazia del Padre. Ecco, Gesù si avvicina e si trova nella città di Gerusalemme perché si avvicinava la Pasqua, così commenta l'Evangelista Giovanni. La Pasqua, la memoria del passaggio della liberazione di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, una promessa che Dio ha fatto e che culmina con il dono gratuito della terra di Canaan. Come tutti gli israeliti, Gesù è figlio del suo popolo, sale sul monte, entra nel Tempio, celebra la Pasqua. Ma quando entra nella prima parte del recinto del Tempio, il gesto che compie immediatamente è inaspettato. Inaspettato pensando allo stile di Gesù. Cosa fa? In quel momento entra, fece una frusta di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, gettò a terra il denaro dei cambiavalute, rovesciò i banchi, cacciò i venditori di colombe. Allora Gesù è irritato, quasi provasse, credo, un certo disagio, una certa delusione. L'uomo ha fatto del luogo dell'incontro con Dio un luogo di scambio, un luogo di commercio, un luogo dove l'interesse del guadagno e del profitto sono al centro. Dio è nel Tempio, è presente, ma è alla stregua di questo commercio, è schiacciato dallo stile del profitto dell'uomo. Ecco, Gesù porta la sua provocazione ancora per noi oggi. Qual è, o uomo, il tuo rapporto con Dio? Non può essere in una logica di profitto e di guadagno. Se gratuito è il dono della liberazione, gratuito deve essere il rapporto con Dio, libero davanti a Dio per vivere una relazione libera e gratuita con tutti gli altri. Pensiamo invece a quanti tornaconti, interessi sono legati, ahimè, anche che fondano le nostre relazioni e fondano il nostro stile. Quante volte a causa della ricerca di un profitto le nostre relazioni sono disumane? Ecco, Gesù interroga: quale spazio di sacralità c'è oggi nella mia vita? Lo spazio che diamo a Dio è nella logica del dovere, del guadagno, o è nella logica dell'interesse? Della gratuità dovrebbe essere, ci dice Gesù. Ecco la provocazione: distruggete questo tempio, cioè distruggete questa relazione sbagliata con Dio per vivere una relazione di dono, di vita nuova, di risurrezione. L'Evangelista Giovanni non tarda a dire: Gesù conosce cosa c'è nell'uomo. Ed è così, Gesù sa che noi siamo capaci di una relazione differente con Dio e di una relazione differente con gli uomini. Siamo capaci di una vita colma di segni di gratuità. Beh, auguriamo.